Ci troviamo oggi al Circolo Canottieri Anieri in occasione della presentazione di Nasce la tua Virtus, la nuova campagna di equity crowdfunding portata avanti dalla Virtus Roma. A coordinare l'evento Massimo Caputi. Andiamo ad intervistare ospiti e relatori presenti all'evento. Nasce la tua Virtus. Oggi la presentazione dopo quella che già si è tenuta in Campidoglio. Qual è la finalità, l'obiettivo di questo progetto e a che punto siamo? Questo progetto si propone l'obiettivo di allargare la governance di Virtus Roma attraverso tre moduli di partecipazione, il primo da 250 euro a 4.999, il secondo da 5.000 a 14.999 e il terzo da 15.000 a salire. Oggi, dopo aver presentato in Campidoglio la proposta a tutti, per tutti i tifosi, quindi una proposta prevalentemente da 250 euro, oggi è il momento di presentare invece al mondo business, dello sport business, questo progetto. Chiediamo non solo la partecipazione dei tifosi, chiediamo anche la partecipazione delle aziende, chiediamo la partecipazione dei nostri sponsor, di tutti coloro che possono in qualche modo contribuire all'allargamento della nostra platea di sostenitori, e lo abbiamo fatto in un luogo sacro per lo sport marketing, l'abbiamo fatto in un luogo dove lo sport non è soltanto inteso in modo strepitosamente professionale, ma è inteso anche in modo business, quindi qui lo sappiamo tutti, si sviluppano delle relazioni importantissime. Abbiamo inteso parlare di questa iniziativa alla pancia delle aziende, contando di incassare l'interesse anche loro. Voglio sottolineare che le aziende che possono fare contributi oltre i 15.000 euro potranno poi organizzarsi per avere all'interno della nostra compagine societaria un esponente nel consiglio di amministrazione che possa in qualche modo anche prendere parte assolutamente a quelle che sono le scelte strategiche della vita sociale. Il progetto nasce con l'idea di sviluppare fondamentalmente tre obiettivi. Il primo, costruire una casa per la nostra pratica sportiva, quindi avere proprio casa Virtus. Vogliamo un hub, uno sport hub qui a Roma basato, incentrato sulla pallacanestro, che raccolga la partecipazione dei giovani, di chi gioca, di chi ama il basket, quindi con una serie di attività anche collaterali al mondo del basket. Vogliamo come secondo obiettivo ovviamente rinforzare la nostra squadra. Siamo tornati in una Serie A, abbiamo trovato una Serie A estremamente competitiva con squadre anche di provincia come Brescia per esempio, come Varese, come Cantù, che sono cresciute tantissimo in questi anni e che si sono affermate come nostri competitor, quindi noi forti della nostra dimensione anche cittadina e forti anche del nostro nome, vogliamo tornare a competere con le grandissime piazze, quindi Milano e Bologna vogliamo che non siano più distanti sportivamente, noi vogliamo raggiungere quei livelli. Poi il terzo obiettivo è, nella consapevolezza di un territorio che ci pone in modo alternativo al calcio, cercare di essere anche noi protagonisti qui a Roma e sviluppare azioni di marketing sociale in accordo con le istituzioni, in accordo con gli sponsor, in accordo con gli enti che governano lo sport di questa città. Vogliamo provare a esprimere un supporto in termini di know-how che possiamo fornire a tutti coloro che nelle periferie, nei territori parlano e giocano a pallacanestro. Trovare dei nuovi playground, trovare delle nuove formule di organizzazione di eventi estivi, portare i nostri campioni a ridosso degli oratori, ovunque, delle scuole, ovunque ci sia attività basket. Ci troviamo in conclusione della presentazione al Circolo Canottieri Aniene. Ecco, siamo con Claudio Toti. Qual è la finalità dell'equity crowdfunding? La finalità è quella di aprire la società alla città, aprire a tutti coloro che vorranno sottoscrivere una quota della società Virtus perché siano partecipi alla vita di questa società e in qualche maniera spogliarsi di qualche cosa che fino ad oggi è stato nelle mani soltanto della nostra famiglia e metterla a disposizione di tutti quanti per creare una grande comunità che si senta partecipe alla vita della Virtus, che voglia come noi e come noi cerchiamo di fare da 20 anni rilanciare il basket a Roma, supportarlo, sostenerlo e farlo diventare grande. Ecco, a 4 mesi dal campionato, qual è lo stato di questo progetto che poi intende riportare lo sport sottolineandolo come strumento di integrazione e di bene comune? Dopo alcuni anni di A2 era difficile pensare che potessimo andare ancora molto meglio di quanto stiamo facendo. Dal punto di vista sportivo stiamo in linea con quali erano le previsioni dell'inizio del campionato, dal punto di vista di riportare pubblico nel Palazzo dello Sport mi sembra che stiamo raggiungendo risultati importanti.
abbiamo lanciato progetti con il progetto Virtus With Us, che sta dando le risposte che pensavamo. Stiamo riportando bambini a vedere le partite di basket, stiamo stabilizzando un po' il numero di spettatori intorno ai 4.000, che per noi è ancora poco, ma sicuramente dopo 4 anni di A2 era uno scotto che pensavamo di pagare. Rispetto a rapporti commerciali, stiamo intessendo tutta una serie di rapporti che stanno dando i primi risultati. Certo, la mancanza di un title sponsor oggi è pesante in termini di visibilità, in termini economici e sotto tanti altri aspetti. Come mai presente in questa giornata? Sì, io sono un professionista e maestro di golf e seguo ovviamente da vicino tanti sport, tra i quali anche il basket. Volevamo sapere, ecco, da te, parlando sempre di sport, chiaramente quello che è l'importanza del bene comune, che poi chiaramente mette in connessione tutti gli sport. Sì, eccoci, infatti a prescindere poi dal basket, golf o un altro sport, l'importanza dello sport è tale che è l'insegnamento più grande di vita che può avere un bambino e anche poi un adulto. E questa è un'iniziativa sicuramente importante e ambiziosa. Allora, guarda, io vivo a Roma dal lontano 96 e sono un appassionato della Virtus sia dal punto di vista sportivo che professionale, quindi col tempo ho visto crescere questa squadra che ha avuto sempre risultati importanti e adesso mi ritrovo in qualche modo a collaborare sia nell'ambito sportivo con il mio intervento come posturologo e massoterapista, quindi nella riabilitazione sportiva di alcuni giocatori che spesso hanno bisogno di riabilitazioni. In che maniera lo sport si affianca o si interseca con la tua professione? Beh, lo sport si interseca benissimo con la mia professione perché nel settore contesto riabilitativo dobbiamo aiutare questi sportivi in qualche modo a mantenersi sempre in forma ed avere uno sprint e un'attività sia dal punto di vista agonistico che personale sempre al 100%. Nel tuo passato, nel tuo percorso, ti sei occupato di basket, vero? Sì, sono un appassionato di basket. Pensa che nel lontano 92 facevo parte della Scandone di Avellino, che era una delle squadre più famose, tuttora è una delle squadre più famose di basket. E poi nel 96 mi sono trasferito a Roma e ho cominciato in qualche modo a seguire anche questa famosa Virtus, che poi forse non tutti sanno ma è vecchissima perché fa parte anche un po' della storia di Roma, perché è nata nel 1960 e quindi poi negli anni si è evoluta fino a diventare una squadra fortissima. Ma credo sia un'iniziativa innovativa, la prima in Italia nel mondo del basket, e auspico vivamente che ci saranno poi altre realtà che seguiranno questo esempio. Equity Crowdfunding. Prima di salutarci, uno speciale con le interviste effettuate dalla nostra inviata Cristina De Felici alla partita della Virtus Roma lo scorso 2 febbraio. Buonasera a tutti, siamo qui al Pala Euro per assistere alla partita della Virtus Roma e io sono in compagnia del benvenuto a Mario Santocchio. Grazie, buonasera. Anche tu qui per tifare Virtus. Sì, io che faccio poco sport ma almeno lo seguo abbastanza. Conosci il nuovo progetto della Virtus che si chiama Equity Crowdfunding? Sì, ed è un progetto molto interessante. E lo sport, chiaramente, cosa pensi dello sport come bene comune? Beh, è sicuramente un momento di aggregazione dei ragazzi. Tra l'altro noi siamo in produzione con un film per i giovani con un tema sociale abbastanza importante, quindi secondo me lo sport fa molto bene. E sono qui in compagnia di Roberto Luigi Mauri. Ciao. Attore, doppiatore e autore anche di un libro di prossima uscita. Ecco. E anche qui, e anche tu a tifare Virtus. Assolutamente, oggi è diciamo, la giornata è piena di gente e siamo contenti perché insomma è una bella squadra e fa piacere vedere insomma il basket a Roma. Quindi bene, sì, siamo qui e come dice l'inno, tutti insieme per un unico cuore.
Vincenzo Vigliotti, atleta, velocista, anche tu per tifare Virtus. Anche io qui oggi per tifare Virtus Roma. Conosci la nuova campagna della Virtus che si chiama Equity Crowdfunding? Sì, sì, certo, mi sono informata e la trovo una bellissima iniziativa per lo sport, anche per spingere i giovani, soprattutto i bambini, i giovani a giocare, appunto a giocare a basket, a fare sport in generale, quanto ovviamente lo sport è un valore importante da portare sia nella vita che soprattutto fin da bambini. Conosci il progetto della Virtus, un nuovo progetto che si chiama Equity Crowdfunding? Sì, certo, un progetto molto importante, da fondi allo sport, che io dico sempre lo sport, oltre ad essere appunto per gli sportivi, è un po' per tutti, perché c'è il gioco di squadra, c'è l'unione tra varie nazionalità, tra grandi e piccoli, tra chi ha esperienza e chi non ha esperienza, quindi quando vengono fatti questi investimenti per lo sport fa sempre bene, sport e benessere. Conosco questa campagna e mi fa piacere che ci siano questo tipo di campagne a sostegno dello sport. Credo che siano progetti e campagne molto importanti, anzi vitali per quello che è lo sport, quindi nel caso anche del basket, per dare anche motivazione ai ragazzi per cimentarsi in questo tipo di sport, che fanno bene innanzitutto, poi a quelli che hanno qualità possono portarli a diventare anche un domani dei campioni. Assolutamente, anche perché poi lo sport unisce sempre, fortunatamente. E unisce soprattutto, sì. E quindi ecco, cosa pensi dello sport proprio come bene comune? È un bene comune, hai usato un termine che mi piace molto, è un bene comune, fa bene al fisico e unisce soprattutto, perché anche se c'è competizione, se vissuto nel giusto modo, aiuta a condividere anche con gli altri, ad avere degli obiettivi per crescere, per impegnarsi, e quindi sicuramente incoraggio tutti quanti, ci sono anche dei figli, e fanno sport, a fare sport e a farne insomma una virtù. Grazie per essere stato con noi. Un piacere. E forza Virtus Roma. In modo particolare per presentarlo con Taglio Business alle aziende che possono intervenire attraverso il modello che illustrava prima di Gino Scotti. Io vorrei ringraziare in particolar modo la presenza di tutte le aziende sponsor che sono qui presenti. Abbiamo siglato circa 35 accordi di sponsorizzazione, siamo ancora alla ricerca del marchio principale, di quello che abbinerà il proprio brand al nome della nostra squadra, ma soprattutto il proprio brand al nome di questa fantastica città. Veniamo da un esempio di marketing strepitosamente importante, come quello della Ferrari, che ha abbinato il proprio brand unico al mondo a questa città con la Ferrari Roma. Crediamo che altrettanto si possa fare con grande impegno anche con la nostra squadra di pallacanestro. Quindi siamo fiduciosi, stiamo lavorando con il Tecomito, con gli ingegneri, con tanti consulenti che in tutta Italia ci stanno dando una mano. Ma in questo momento è doveroso ricordare tutte le persone che hanno creduto in noi fin dall'inizio, quindi gli sponsor che sono sulla nostra maglia, gli sponsor che ancora non sono sulla nostra maglia. Vi ripeto, per la famiglia Ferretti, rappresentata dal dottor Angelo Ferretti, che ha siglato con due sue aziende un accordo che è brevissimo, lanceremo, e vedo qui a Michalo, dice l'Academy della American Academy, e ci sono qui la famiglia di dottor Fiorentini, di Impresit, insomma sono diverse le aziende che si stanno dicendo a noi. C'è anche Stefano Costanzo di Infront, che da alcuni mesi ci sta aiutando sul mercato italiano, il reperimento di risorse economiche. E poi un ringraziamento particolare a quei media partner che fin dall'inizio ci sono stati vicini, in particolare il Corriere dello Sport, quindi ringraziamo per la sua collaborazione, ma Radio Roma Capitale e adesso l'ingresso di Roma Today. Un ingresso importantissimo poi quello di Sport Club, che ci permette di entrare in tutti i club sportivi della città. Voglio ringraziare anche ATAC, che è qui presente, perché il rinnovato accordo con ATAC ci permette poi di salire sui mezzi pubblici a fianco al pubblico romano che usa il sistema di mobilità cittadina. Un accordo importantissimo si è fatto la settimana scorsa con Federalberghi per portare la proposta basket in tutti gli alberghi della città, quindi nel sistema dell'ospitalità.